Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata. Allora, oggi siamo qui per girare il primo video della settimana. Ebbene sì, cominciamo però da oggi con le classifiche di fine anno. In particolare oggi vi porto la classifica relativa alla saggistica. Quest'anno ho scelto di parlarvi di tre libri, di tre saggi, che sono sicuramente fra le letture più belle che ho fatto quest'anno, appunto nel campo della non fiction. Sono rimaste davvero tanto 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 dentro questi libri. Quest'anno ho letto poca saggistica per tre quarti dell'anno, ma ho recuperato alla grande negli ultimi mesi. Anzi, ultimamente mi sono accorta che ho letto tante 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 cose di saggistica e anche in questo momento ne sto leggendo di altre. Sono davvero impegnata con la saggistica, con un bel mattone di cui parleremo sicuramente l'anno prossimo ormai. Però ecco, sono molto molto felice di aver recuperato comunque nel tempo le letture relative appunto alla saggistica. Quindi io direi di far partire la sigla e di vederci subito dopo. Allora, eccoci di nuovo qui e iniziamo subitissimo. Quest'anno appunto vi porto soltanto tre testi, ma l'anno prossimo conto di parlarvi un pochino più di saggistica perché ho sempre l'impressione che non sia una cosa adattissima e che io non sia proprio così in grado di spiegare quello che leggo, anche se a me la saggistica piace molto, però direi che come buon proposito per l'anno che verrà sicuramente c'è quello di parlare un pochino più di saggistica sul canale e di non relegare la saggistica soltanto al wrap-up, appunto alla classifica di fine anno. Al terzo posto, quindi, andiamo subitissimo con uno dei libri che ho più amato quest'anno. Sto parlando di Sapiens, da animali a dei di Harari. Allora, in questo caso parliamo di un saggio a tema storico. Una storia che è bella abbondante perché, appunto, Harari si pone come obiettivo quello di raccontare la storia dell'Homo sapiens, di noi. Quindi il testo, essendo anche Harari uno storico, sicuramente è molto 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 interessante, soprattutto perché nonostante la mole non sia grandissima, anche se vi assicuro che ci vuole del tempo per leggerlo perché è molto molto denso, comunque Harari è riuscito nella fantasmagorica impresa di spiegarci qual è stata l'evoluzione della nostra specie sostanzialmente, perché inizia quindi il racconto nella preistoria. Perché questo testo è molto 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 interessante? Innanzitutto, secondo me, ha una scrittura divulgativa davvero 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 appassionante e interessante. Non è un saggio pesante, anche se non siete appassionati di saggistica e trovate la saggistica un pochino troppo per voi, questo è sicuramente un testo che potrete leggere tranquillamente. È ben scritto, è accattivante, tiene altissima l'attenzione e secondo me incuriosisce davvero davvero tanto. Quindi partiamo dalla storia dell'Homo sapiens, perché sostanzialmente all'inizio non eravamo gli unici sulla faccia della Terra, come possiamo ben dire. No, eravamo una delle specie, c'erano sicuramente altre circa sei specie. Ad un certo punto, però, tutti scompaiono tranne l'Homo sapiens. Che cosa è successo? Harari ci traccia il suo profilo ideale e Harari ci spiega che sostanzialmente non abbiamo vinto in quanto esseri più forti fisicamente come si potrebbe pensare. Anzi, in alcuni passaggi del libro dice proprio che se un sapiens si fosse trovato davanti un uomo di Neanderthal, il sapiens sarebbe un uomo morto. Quindi sicuramente non è stata la nostra capacità fisica a far sì che ci imponessimo come la specie predominante, anzi proprio l'unica. No, è stato qualche altra cosa, ossia che l'Homo sapiens, per una serie di mutazioni, è stato in grado per la prima volta rispetto agli altri di poter immaginare cose in astratto. La capacità di immaginazione, quindi la rivoluzione cognitiva, che è una delle rivoluzioni più importanti della nostra specie, è il punto d'inizio della nostra specie, è fondamentale. Questo perché? Perché sostanzialmente senza quella rivoluzione cognitiva non ci sarebbe potuto essere l'uomo. Perché la rivoluzione cognitiva, e quindi la capacità di immaginare cose in astratto, ci ha fornito qualcosa che gli altri non avevano, ci ha permesso di avere dei miti di riferimento, delle cose che ci aggregassero, che sostanzialmente favorissero la cooperazione. Quindi è stata sia la capacità immaginativa di poter concepire appunto qualcosa in astratto, e sia la nostra capacità di cooperazione che gli altri non avevano. Quindi sicuramente è stato l'immaginazione e a quale da adesso il linguaggio
a decretare l'Homo sapiens come la specie migliore, quindi quella che aveva del tutto il diritto di predominare sulla Terra. Da qui in poi ci sono altre due rivoluzioni. Un'altra si verificherà all'interno sempre della preistoria, stiamo parlando di un passaggio epocale e fondamentale, ossia quello della rivoluzione agricola. Quindi siamo passati in un certo momento della preistoria in poi dall'essere dei cacciatori raccoglitori, quindi che vivevano di quello che la natura forniva semplicemente, a essere agricoltori. In realtà questa è stata una delle peggiori rivoluzioni possibili e immaginabili, perché da un certo punto di vista in realtà è stato deleterio. Allora, sicuramente la coltivazione era un passo importante, un passo che ci ha permesso di lasciar perdere la vita da nomadi per diventare degli stanziatori, quindi rimanere sempre nello stesso posto. Ma questa è stata una cosa che sostanzialmente non è stata proprio il massimo della salute, non è stata per noi uomini perché coltivare richiedeva una fatica che non eravamo abituati a sopportare. Il frumento, il grano, i cereali in generale sono delle piante che richiedono una certa attenzione, che non nascono come niente fosse, quindi sicuramente siamo dovuti specializzare, ma altra cosa molto 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 importante, questa rivoluzione agricola è stata la prima catastrofe ecologica della storia, perché sostanzialmente abbiamo creato un danno ambientale di un certo livello. Però perché l'Homo sapiens decise però a un certo punto che nonostante questi svantaggi di diventare uno stanziatore, diventare un coltivatore? Ebbene, la risposta è molto semplice in realtà. Tutto ciò favorì la crescita demografica, quindi c'erano più possibilità di avere figli, di crescere come popoli, di accrescere la propria supremazia sui territori perché banalmente si erano in molti molti di più, perché appunto la dieta del leone, una dieta diversa e non dover andare dietro gli animali pericolosi perennemente sempre solo a caccia, ma appunto di potersi cibare di qualcosa fornito dalla coltivazione sicuramente ha dato una svolta prepotente alla crescita demografica. Che cosa è successo poi? In realtà per lungo tempo poi le cose sono rimaste praticamente sempre le stesse, la vita è rimasta più o meno la stessa, anche certo, ovviamente con concetti diversi, però per avere l'ultima rivoluzione, la più importante in realtà, perché è quella che ci riguarda un pochino più da vicino in questo momento, bisognerà aspettare 500 anni fa. Perché? Che cosa succede? Ci sarà una terza rivoluzione, come dicevo, e sarà la rivoluzione scientifica. Ebbene sì, la rivoluzione scientifica cambierà tutto. Questo perché? Perché sostanzialmente, come racconta Rari, prima sì, c'erano per esempio i mecenati, c'erano le persone che volevano la conoscenza per appunto accrescere il sapere, ma la conoscenza non serviva per andare oltre, serviva semplicemente per mantenere lo status quo. La conoscenza era il mezzo attraverso cui le famiglie importanti e quant'altro legittimavano il proprio potere, la propria supremazia. Qualcosa invece cambia, perché cosa succede? Succede la più grande rivoluzione di tutti i tempi. Per la prima volta ammettiamo di essere ignoranti, noi non sappiamo tutto. La chiave della rivoluzione scientifica, la chiave della rivoluzione della nostra società, perché siamo arrivati a quelli che siamo oggi, è che sostanzialmente noi ci siamo accorti di essere ignoranti. Che è una scoperta sensazionale, perché? Perché fino ad allora nessuno si era posto il problema che ci fosse qualcosa che noi non conoscessimo, perché la conoscenza per la maggior parte derivava dai testi sacri, da Dio, quindi era impensabile che un essere onnipotente non ci avesse fornito tutte le risposte a disposizione, che nella Bibbia, nel Corano, in qualsiasi altro testo sacro non ci fosse tutto quello che c'era da sapere. E quindi invece a un certo punto gli uomini dell'epoca scoprono che in realtà siamo molto 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 ignoranti e l'ignoranza è stata la spinta che ci ha dato in là alla rivoluzione scientifica e tecnologica. Nella sua riflessione Harari poi si ricollega a un altro evento molto importante che è la nascita degli imperi. Gli imperi che ovviamente sono un ricettacolo di tutto il peggio che l'uomo può dare, ma in realtà lo sviluppo che abbiamo avuto ce l'abbiamo avuto perché appunto c'è stato il concetto di impero. Un impero quindi che ci ha permesso di foraggiare la nostra conoscenza. Ho trovato questo libro davvero entusiasmante, soprattutto perché appunto se voi non avete alcuna nozione di base, in realtà è un compendio, cioè racchiusa veramente tutta la storia dell'umanità in
forse 530 pagine circa. Quindi sicuramente se non sapete nulla, questo è un buon testo per iniziare. E poi sicuramente ci sarà anche altro testi di respiro diverso, perché questo sicuramente è un saggio divulgativo che però ha come target di riferimento comunque un pubblico che non è del tutto esperto. Soprattutto vi ripeto, la scrittura è pazzesca perché è appassionante, parlano di argomenti molto molto importanti, ma lo fanno in maniera talmente tanto bella che non si può non restare incantati. Passiamo al secondo posto. Al secondo posto troviamo invece una sorta di memoir. Sto parlando di Lasciami andare madre di Helga Schneider, di cui vi metto l'immagine qui da qualche parte perché l'ho letta in edizione Kindle. Allora, questo testo è molto 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 forte. Noi abbiamo già parlato sul canale di Helga Schneider in occasione di un altro testo che mi ha segnato tantissimo e di cui ho parlato sicuramente lo scorso anno, e sto parlando del Rogo di Berlino. Se ritrovo il video ve lo metto su nelle schede. Allora, il Rogo di Berlino partiva dall'esperienza appunto di Helga Schneider, che quando è molto piccola vede sua madre che l'abbandona, l'abbandona perché sua madre è una fervente nazista e vuole consacrare la propria vita a questo ideale. Lo fa appunto diventando una guardia di un campo di concentramento. Helga Schneider quindi rimarrà abbandonata dalla mamma, e lei e il fratello vivranno all'inizio con la nonna e poi il padre si risposerà, e questo sarà un evento che segnerà profondamente la vita di Helga Schneider, perché con la matrigna non avrà mai un buon rapporto. Nel Rogo di Berlino abbiamo un saggio un pochino più, fra virgolette, storico. Perché? Perché Helga Schneider racconta cos'è stato per una bambina di 6 anni vivere sotto le bombe. Questo perché? Perché ovviamente sì, all'inizio i tedeschi sono coloro che stanno vincendo la guerra, quindi è tutto preciso e perfetto, ma nel momento in cui c'è la reazione degli alleati, ovviamente le cose cambiano drasticamente anche a Berlino. Quindi Helga Schneider ci offre un punto di vista molto molto particolare, ma molto 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 interessante. L'incontro con la madre, il fatto che questa madre se ne sia andata via, è un argomento portante del libro. Infatti anche all'interno del Rogo di Berlino c'è già un accenno al fatto che molti anni dopo, negli anni 70, Helga Schneider incontrerà questa madre. Questa madre che però non riuscirà a riabbracciare del tutto. E vi spiego meglio. Infatti adesso parliamo direttamente di Lasciami andare madre. Come vi avevo detto, Helga Schneider viene abbandonata quando è molto piccola. Poi ritroverà la sua madre negli anni 70, ma vorrebbe da parte sua una sorta di pentimento, qualcosa. Invece sua madre non ha per niente intenzione di pentirsi, e soprattutto le fa vedere la sua divisa da guardia carceraria del campo di concentramento, e le farà indossare dei gioielli che però sono stati sottratti alle famiglie ebree. Quindi Helga Schneider sarà del tutto inorridita e scapperà via. Da qui in poi, per Helga Schneider, la madre sarà come morta. Però nel 1998 qualcosa cambia. Infatti sua madre è molto 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 anziana e vive in una sorta di ospizio in Austria. Helga Schneider decide quindi di provare per l'ultima volta un momento di riavvicinamento con sua madre. Il libro è abbastanza agghiacciante perché abbiamo queste due figure molto 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 forti, perché c'è Helga Schneider da una parte che è vive in una sorta di limbo, un limbo che le fa dire che quella è mia madre, io vorrei un rapporto con mia madre, ma dall'altra parte c'ha una sorta di repulsione per questa figura. E quindi cosa succede? L'incontro con questa madre che vive in ospizio, ma che mentalmente comincia a non essere tanto lucida, è abbastanza agghiacciante. Questo perché? Perché c'è un continuo ricatto da parte della madre nei confronti della figlia. Dovrebbe essere la madre la persona debole della situazione, perché comunque è una persona che ha commesso delle atrocità, che ha fatto sì che queste atrocità potessero essere perpetrate, perché lei sostanzialmente accompagnava gli ebrei presso i medici del campo, che come sappiamo tutti purtroppo conducevano degli esperimenti, e quindi è stata parte di un'aberrazione molto 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 forte. Ma d'altra parte però appunto in realtà questa donna è una donna che ha un carattere molto molto forte e molto molto soverchiante. Infatti Helga Schneider si troverà più volte in difficoltà, una difficoltà che nasce appunto dal fatto di volersi riunire con questa madre, ma al contempo sa di avere a che fare con una madre che non è stata esattamente il massimo della vita, anzi,
E quindi cosa succede? Questo incontro è molto molto forte perché da una parte la madre la ricatta con dei piccoli mezzi, d'altra parte fa finta di non ricordare, d'altra parte sa di ricordare poche cose perché comunque non è perfettamente lucida, ma quello che ricorda lo sbatte direttamente in faccia a Helga Schneider. Infatti quando Helga Schneider cercherà di tirarle fuori cosa è successo, ma soprattutto di farle ammettere appunto che quel che è successo è colpa sua, se si è pentita o meno, da parte della madre troverà in realtà una persona che, per giustificarsi, sostanzialmente dirà che stava semplicemente eseguendo gli ordini. Questa è una cosa che ritorna tantissimo perché sostanzialmente è proprio l'esemplificazione della banalità del male, perché non si può dire appunto che non sia responsabile di quello che si fa, anche se da una parte effettivamente questa donna ha solo eseguito degli ordini, ma diciamo che in questa donna c'è un tratto più caratteristico che è il fatto di aver deciso di abbandonare la sua famiglia e quindi non è stata costretta da nessuno ad unirsi al 100% al regime nazista. Quindi sicuramente è un libro molto molto toccante, è un pugno diretto nello stomaco. Leggerlo è proprio una fatica interiore di quelle proprio molto molto forti. Però sicuramente se volete recuperare, io vi consiglio di iniziare con Il rogo di Berlino perché sicuramente viene prima cronologicamente e quindi avrete un quadro più completo della situazione. Ma anche se volete leggere soltanto Lasciami andare madre, sicuramente comunque avete tutti i mezzi per farlo senza aver letto Il rogo di Berlino. Vi assicuro una delle letture più devastanti che possa mai capitarvi perché la maggior parte delle volte, come vi dico sempre, tendiamo a vedere questi fatti dalla parte delle vittime, una cosa sacrosanta ed è giusto perché quella è la memoria che bisogna tenere più alta e più viva. Però in questo caso abbiamo l'altra faccia della medaglia, e l'altra faccia della medaglia, per quanto agghiacciante e aberrante sia, è qualcosa che bisogna conoscere perché conoscere è evitare che succeda di nuovo. Quindi quelle parole bisogna prendere, rielaborarle e far sì che questa memoria non si perda e che noi non perdiamo il senso di quello che è stato, ma che appunto diventi qualcosa di correlato ai giorni nostri e che non ci deve mai abbandonare. Passiamo adesso invece al terzo libro. In questo caso vi parlo di un libro che va diretto nel primo posto perché anche qui è stato emotivamente molto molto devastante, ma sicuramente è un testo anche in questo caso che racconta qualcosa di storico molto interessante, ma lo fa con un punto di vista un pochino diverso dal solito. Sto parlando di Preghiera per Chernobyl della Alexievich, di cui vi metto l'immagine qui da qualche parte. Allora, in questo caso appunto vi parlo di un evento storico, stiamo parlando della catastrofe del 1986 di Chernobyl. Che cos'è però Chernobyl? Chernobyl, secondo Alexievich, è molto molto di più. Che cosa fa? La struttura di questo testo qual è? È una struttura particolare perché in realtà è un reportage. Cosa succede? Però non è un reportage col punto di vista dell'Alexievich che racconta quello che ha visto. No, l'Alexievich per 3 anni ha intervistato persone che erano sopravvissute a Chernobyl. Quindi per 3 anni si è immersa nelle vite di queste persone, che è una cosa bellissima. Perché trovo davvero, davvero, davvero importante che le persone guardino al di là del proprio naso e cosa c'è di meglio di una testimonianza diretta di quello che è stato? Appunto, perché l'Alexievich sicuramente aveva tutti i mezzi per poter confezionare un reportage preciso e perfetto, ma ha deciso di immergersi nella vita di queste persone ed è qualcosa che io apprezzo tantissimo. Allora, vi dicevo, Chernobyl in realtà non è soltanto un disastro nucleare. Chernobyl nella vita dell'Unione Sovietica, nell'economia dell'Unione Sovietica, a livello proprio culturale, politico e sociale, è, come dire, stato un evento che ha cambiato completamente il paradigma. Io vi ho già parlato di questo adesso, sicuramente in un wrap-up, forse nel wrap-up dell'estate, ma ecco, voglio riprecisare alcune cose perché, vi ripeto, secondo me è stato proprio uno dei testi migliori che io abbia letto quest'anno, oltre appunto a essere il migliore di quelli che ho letto fra la saggistica. Chernobyl cambia completamente il modo di intendere la vita dei sovietici perché prima di allora l'unico momento forte che avevano avuto erano quello sì della rivoluzione che però era stata aggregante in qualche senso, poi avevano avuto un altro momento aggregante che era stato quello della seconda guerra mondiale, del tentativo di invasione da parte di Hitler della Russia e quindi era stato un momento in cui tutti erano molto 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 uniti, hanno in qualche modo scacciato il via al nemico, quindi per la storia dell'Unione Sovietica era stata tutta una serie di vittorie. Sostanzialmente c'era l'idea che fosse questa vittoria propria dei sovietici, quindi che fosse qualcosa di correlato alla vita dei sovietici e quindi che non ci fosse mai niente di brutto all'orizzonte. Chernobyl scuote direttamente le fondamenta a questa convinzione,
Perché sostanzialmente appunto abbiamo un disastro. Un disastro che viene minimizzato, è un disastro che all'inizio nessuno vuole ammettere. Sarà difficile riuscire a far ammettere ai capi dell'Unione Sovietica quello che è veramente successo. Ed è difficile farlo con i paesi circostanti, è difficile farlo con l'Occidente, ma ciò che scuote profondamente l'Unione Sovietica e Chernobyl, secondo la Alexievich, sarà uno dei primi passi verso la disgregazione dell'Unione Sovietica, è proprio che questa verità in realtà era nascosta ai suoi stessi abitanti. Infatti la Alexievich intervista tutta una serie di persone che letteralmente gli strappano il cuore da dentro, perché semplicemente quelle testimonianze sono qualcosa di molto molto forte, perché sono vere, non è una ricostruzione, proprio sono le parole delle persone. Abbiamo varie storie che sono molto molto forti, molto toccanti. C'è proprio il concetto di fondo che rende agghiacciante questa lettura, è che sembra che l'Unione Sovietica voglia del tutto insabbiare, anzi no, sembra, è così, vuole insabbiare quello che è successo. La tragedia di Chernobyl non è correlata, non è intrappolata nel 1986. Chernobyl c'è tutt'oggi. Le radiazioni non sono qualcosa che sparisce nell'arco di X anni, 2, 3, 1, 10 minuti. No, no, le radiazioni si protraggono nel tempo, durano anche 150 anni, quindi è una tragedia che ci portiamo oggi ancora dietro e non l'abbiamo lasciata alle nostre spalle. Qui è presente. Quindi abbiamo la storia della donna che continua a vedere il marito, che è un pompiere, inconsapevole del fatto che comunque quelle radiazioni stanno uccidendo il bambino che è in corpo, o meglio, lo stanno mutando geneticamente. C'è la storia anche dei pompieri che furono mandati sul luogo di incidente come niente fosse, furono forniti di nu assolutamente nulla. C'è tutta la storia delle squadre che sono andate lì per cercare appunto di contenere la questione. Squadre che sono state mandate a morire sostanzialmente, squadre a cui non era detto nemmeno cosa stesse succedendo. Oppure il fatto che la vodka era spacciata come chissà quale grande potenza che rendeva immuni dalle mutazioni e dalle radiazioni. C'è la storia delle persone che non vogliono abbandonare la propria casa perché vivere lì è sempre stata la loro vita, quindi ci sono questi anziani che continuano a rimanere lì. C'è il soldato che ha il compito di seppellire vivi tutti gli animali, perché anche gli animali sono radioattivi. Ci sono una marea di storie molto molto forti. Secondo me anche la più forte è sicuramente quella della famiglia, che sostanzialmente c'è una famiglia che viveva in uno degli stati che formavano appunto l'Unione Sovietica, che però lì erano perseguitati, e nel momento in cui Chernobyl si svuota decide di spostarsi lì con la sua famiglia perché almeno non sarà perseguitata, nonostante appunto stia andando incontro a delle sofferenze atroci. E quindi la cosa proprio brutta di quella storia è vedere che una persona che sta scappando da qualcosa di orribile si va a infilare in qualcosa di più orribile, ma che appunto è impalpabile perché le radiazioni e le conseguenze delle radiazioni non si capiscono in quel momento. C'è per esempio la storia di questo padre che sostanzialmente brucia tutto quello che ha, butta via tutto quello che ha, brucia tutto quello che ha, ma il figlio gli chiede la mostrina che aveva al collo e lui non sa fare a meno di regalargliela, e il bambino nel giro di pochi anni si ammalerà. Quindi c'è anche il senso di colpa, c'è il fatto che queste persone che vivono a Chernobyl vengono trattate come lebbrosi, quando in realtà la responsabilità è a Mosca, la responsabilità è di chi ha permesso che quelle persone gestissero in quella maniera orrida Chernobyl, c'è la responsabilità dei funzionari che hanno fatto sì che quello che è successo accadesse sostanzialmente. Quindi è un testo davvero agghiacciante, arriva dritto al cuore, te lo squarcia ed è davvero un testo che vi consiglio di recuperare. Allora, ho parlato tanto, spero di non avervi annoiato, anche se gli argomenti secondo me sono molto interessanti. Io vi consiglio appunto di recuperarli. Per oggi abbiamo finito. Ditemi quali sono stati i saggi che avete più preferito giù nei commenti. Se non vi siete iscritti al canale, fatelo, mi raccomando, attivate la campanellina così saprete sempre quando usciranno i miei video. E quindi vi ringrazio per essere stati insieme a me e ci vediamo.